Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera respinge 2.14 Mantero. Invito a ritiro parere contrario. Onorevole Grillo. Vengo da quello del collega Grazie. Mantero. Allora, in relazione a questo emendamento, che un po' si ricollega anche al precedente, quindi il 214 Mantero, diciamo che intanto vorrei anche fare un riferimento a quanto detto dalla collega Lenzi. In realtà l'emendamento Binetti era importante perché si riferiva soprattutto agli esiti delle richieste risarcitorie. Cioè noi ad oggi in Italia, e di questo ne abbiamo parlato abbondantemente durante la discussione della legge all'inizio, noi ancora in Italia non abbiamo dati precisi sul contenzioso in termini di qualità e quantità, cioè quante sono le cause esattamente, quante si concludono con sentenza passata in giudicato, con quale ammontare risarcitorio, per quale fattispecie di danno, con quale concentrazione geografica. Sono tutti dati che se noi avessimo avuto, se negli anni i vari governi che si sono succeduti si fossero veramente preoccupati di risolvere il problema del rischio clinico, noi oggi avremmo potuto usare la norma in maniera chirurgica, tra virgolette, cioè andare a colpire, andare a evitare i tipi di danno che veramente incidono nella quotidianità delle persone e anche nell'erario delle strutture sanitarie. L'emendamento della Binetti, abbinato tra l'altro al nostro emendamento, chiudeva il cerchio perché i tre attori sostanzialmente del risarcimento del danno sono le strutture sanitarie da una parte, le compagnie assicurative dall'altra e i tribunali. Sono tre attori, ognuno dei quali avrà dei dati su questi risarcimenti. E l'idea di mettere in rete questi dati era l'idea di un governo a 5 Stelle che avrebbe voluto veramente risolvere i problemi. Mi preme dire che le compagnie assicurative si lamentano sempre, quindi io non ho notizia di queste lamentele, non le ho lette sui giornali, ma comunque diciamo che si lamentino le compagnie assicurative mi viene un po' da ridere, anche perché noi stiamo introducendo con questa proposta di legge l'obbligo assicurativo a carico di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, e a carico di tutti gli esercenti la professione sanitaria. Quindi le compagnie assicurative avranno un obolo sostanzioso da questa proposta di legge, quindi che si possano lamentare mi sembra assurdo. Adesso con l'emendamento Mantero noi chiedevamo una cosa che doveva essere fatta già da tempo, cioè la possibilità di mettere in rete, di collegare i dati dei tribunali, che quindi ci danno le informazioni di cosa succede sui procedimenti civili e penali, se vengono archiviati, se vengono invece, se vanno avanti, se c'è una condanna in primo, in secondo grado e poi un'assoluzione, quindi di avere dei dati definitivi sull'andamento delle richieste risarcitorie e dei procedimenti penali. E quindi chiedevamo che il centro di raccolta dati potesse accedere alla banca dati dei tribunali, tanto più che ora è stato telematizzato perlomeno tutto il processo civile e anche una parte sicuramente del processo penale. Quindi poteva essere un inizio, diciamo, per compiere finalmente questo collegamento. Ci rendiamo conto però che questa legge senza un euro aggiuntivo ovviamente renderà vani tutti gli articoli che hanno a che fare con appunto l'organizzazione e la gestione delle segnalazioni e di fatto si tradurrà, come abbiamo già detto, essenzialmente nelle modifiche del codice penale civile che a questo punto mi sembra chiaro erano il vero intento di questa legge che nulla voleva risolvere in maniera seria dal punto di vista della prevenzione del rischio, dell'individuazione delle cause del rischio e della messa in opera delle best practice che potevano veramente andare a eliminare le cause, perlomeno le più banali oggi, di contenzioso civile e penale. Grazie. La ringrazio. Onorevole Sannicandro. Mi dispiace che la collega abbia impiegato il suo tempo a sostenere la positività dell'emendamento precedente e non di quello che stiamo discutendo. Forse avrei tratto beneficio se lo avesse fatto, ma tant'è, quindi ci provo da solo. Ora, questo emendamento
chiede sostanzialmente che il garante per il diritto alla salute abbia l'accesso in forma digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento. Ora, è evidente che, primo, se uno vuole sapere come sta il processo civile, penale, eccetera, chi meglio dell'imputato o della parte convenuta in giudizio può saperlo? Perché qui le parti in causa dovrebbero essere normalmente un paziente da un lato e la struttura sanitaria dall'altro, oppure il medico che ha operato nella struttura sanitaria.